Come cittadinanza attiva ci occupiamo di malattie rare e sostanzialmente con due reti, quella del Tribunale per i diritti del malato, forse quella più conosciuta, e poi col coordinamento nazionale delle associazioni dei malati cronici, il CNAMC, che raccoglie, riunisce, quindi coordina più di 100 associazioni di malati cronici, quindi pazienti e familiari di pazienti. Noi partiamo da dati concreti, nel senso che facciamo ogni anno dei report che sono il frutto di indagini sul campo, quindi monitoraggi, audit, e abbiamo presentato, e ci tengo proprio a sottolinearlo, il 25 marzo di quest'anno alla Camera dei Deputati e alla Commissione Affari Sociali un'indagine conoscitiva proprio sulle malattie rare, portando dei dati che sono quelli raccolti tramite le nostre 300 sedi del Tribunale per i diritti del malato in tutta Italia e grazie anche all'intervento delle 100 associazioni che fanno parte del CNAMC. Quindi questo è un punto di vista importante perché è un punto di vista del paziente, quindi di quello che si trova a vivere la malattia e anche il senso di isolamento che spesso è associato a queste malattie. Oggi parleremo anche di farmaci orfani e questo è un grosso problema perché una delle cose che emerge più prepotentemente è proprio la scarsa accessibilità o i tempi lunghi per accedere non solo a questi farmaci ma addirittura alla diagnosi di malattie rare. Quindi quello che cercherò di fare è portare dei dati concreti e ci tengo anche a dire che tutto questo materiale è scaricabile dal nostro sito che è www.cittadinanzaattiva.it ed è a disposizione di tutti e invito non solo i pazienti, i familiari, cioè le persone coinvolte, ma proprio i cittadini a interessarsi di questi temi perché noi non possiamo permetterci di essere uno Stato a civiltà limitata o a cittadinanza limitata. Io penso di poter concludere qua, ecco, invitando veramente tutti, perché la salute e il governo della salute e quindi anche l'importanza delle strutture sanitarie sono beni pubblici e in quanto tali è responsabilità dell'intera cittadinanza contribuire a salvaguardarli e a farli crescere e questa è la nostra missione.